Entro la prossima estate sarà pronto il nuovo ecocentro in via Paronese, più grande e funzionale rispetto a quello attuale, che verrà chiuso. L'intervento è previsto un'area di circa 4.000 metri quadrati di fronte al comando dei vigili del fuoco, è stato progettato e realizzato da Alia Servizi con un investimento di circa 1,4 milioni di euro e prevede un centro di raccolta per il conferimento gratuito da parte di tutti gli utenti di quelle tipologie di rifiuti che non rientrano nel porta. Porta. Prato ha avuto sempre tanta voglia di venire all'ecocentro perché quello piccolo di Paronese che è dall'altra parte della strada è stato per anni super frequentato. L'anno scorso, nonostante tutto, abbiamo avuto più di 38.000 accessi per circa 1.300 tonnellate di rifiuti, tutti differenziati al 100%, perché chi viene all'ecocentro porta solo materiale differenziato. Nel nuovo ecocentro ci saranno due accessi, uno pedonale e uno carrabile. La piattaforma ecologica sarà composta da 10 cassoni scarrabili per il conferimento dall'alto. Ci saranno poi un piccolo edificio ad un piano adibito a uffici e accoglienza e uno spazio coperto con tettoia dedicato alla raccolta dei rifiuti pericolosi. Accanto alla struttura verrà infine realizzata una zona di sosta con una quindicina di stalli. Noi pensiamo anche ad un ampliamento degli orari per permettere alle persone il fine settimana, la domenica mattina, di potersi recare. Entro la fine dell'anno dovremo concludere l'iter burocratico per il secondo centro di raccolta, che è quello su Viale Marconi.